rispetto al passato, è mutato perché sono mutati i conflitti, sono mutate le ragioni dei conflitti che portano alle guerre in tantissime parti del mondo, perché non bisogna dimenticare che mentre noi aspiriamo alla pace, nello stesso tempo il numero dei paesi dove ci sono i conflitti invece sono aumentati enormemente negli ultimi 10 anni. E le cause ancora una volta sono sicuramente la mancanza di risorse, la mancanza di stabilità sociale, la necessità di espandersi da parte di alcuni stati che come sempre continuano a pensare al loro sviluppo, al loro futuro, invece passando su intere generazioni che vengono lasciate ai margini. Quindi io credo che oggi la ricerca della pace passi soprattutto attraverso un impegno dei governi che debbono in ogni modo cercare uguale sviluppo in tutto il mondo, e soprattutto un ruolo particolare ce l'abbiamo come paesi industrializzati, perché i paesi industrializzati in realtà sono i primi a fornire tutti quegli elementi che portano negli altri paesi alla guerra. Penso a quanti paesi industrializzati riescono poi ad armare di fatto bande in tantissime parti del mondo, o quanto anche nei paesi industrializzati ci siano persone, aziende, anche aziende italiane, che nei paesi proprio in via di sviluppo vanno invece a sfruttare le risorse economiche, le risorse delle terre dei paesi in via di sviluppo, creando sicuramente un dislivello che non porta senz'altro alla pace. Oggi sicuramente la distribuzione delle risorse a livello mondiale resta ancora uno dei principali problemi, perché effettivamente esistono paesi come il nostro, come l'Italia, che godono di tantissime risorse, a volte fino a sprecarle, e paesi invece che avrebbero tanto bisogno e che non riescono a ottenere le necessarie risorse. Però c'è anche un altro tema, che molti paesi in via di sviluppo, penso per esempio a un paese che ho visitato di recente come la Sierra Leone, godono invece di risorse straordinarie che potrebbero essere e che saranno sicuramente anche nel futuro di aiuto allo sviluppo dei paesi industrializzati. Penso appunto alla Sierra Leone, dove abbiamo visitato dei giacimenti di diamanti, dove vengono per esempio realizzati prodotti che servono poi per produrre a livello mondiale i nostri telefoni cellulari. Penso insomma a tantissimi paesi dell'Africa, ma anche dell'Oriente, dove le risorse ci sono, ma purtroppo vengono sfruttate da altri paesi e non vengono i benefici dello sfruttamento di queste risorse non ricadono per migliorare invece l'economia di quei paesi. Allora è chiaro che una diversa distribuzione non solo è ottenibile, ci si può arrivare, ma ci si può arrivare se davvero ci sarà una onestà politica per poter fare in modo che quei paesi possano utilizzare innanzitutto al meglio le proprie risorse, quei paesi che ne possono, quei paesi che ne hanno, e poi invece per quei paesi dove effettivamente la situazione è più drammatica, dove non ci sono risorse, dove non ci sono materie prime, dove non ci sono i mezzi e gli strumenti per poter andare avanti, aiutare quei paesi con una cooperazione, ma con un concetto di cooperazione diverso da quello che magari 20-30 anni fa veniva portato avanti dal nostro paese. Oggi un nuovo modello di cooperazione, soprattutto un modello di cooperazione che serva chiaramente a quei paesi a sviluppare al proprio interno tutte le competenze e le esperienze per crescere. Però non dimentichiamoci che negli ultimi anni l'Italia è ormai al penultimo posto nella classifica internazionale di aiuti alla cooperazione internazionale, quindi non solo c'è da rivedere il concetto di cooperazione, ma poi c'è anche da essere coerenti fino in fondo, mettendo a disposizione le risorse necessarie per la cooperazione internazionale. Esistono alcuni paesi emergenti, penso alla Cina ma anche all'Indonesia, dove sono stato di recente, che sicuramente sono paesi con i quali noi avremo a che fare a breve e che condizioneranno l'economia mondiale, e inevitabilmente il loro ruolo avrà una ricaduta sul futuro anche dei nostri paesi, dei giovani italiani oggi. Io sono stato in Indonesia, dove esistono risorse straordinarie in quel paese e dove soprattutto, ricordiamocelo, vive la maggior parte dei giovani del pianeta, e allora sicuramente questo però non si concilia col fatto che questi paesi sono ancora molto indietro per quello che riguarda il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti civili, per quello che riguarda il rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che proprio in Cina per esempio invece non viene in nessun modo realizzata, e dove noi come UNICEF abbiamo anche difficoltà ad operare. Quindi questo sicuramente sarà uno dei temi più importanti. Ora non c'è dubbio che qualcosa bisognerà fare, però sicuramente al momento pensare a una soluzione
di cooperazione anche con quelle aree è molto difficile, perché anche il nostro paese fino ad oggi è stato sempre poco visionario e poco aperto e poco attento a questi nuovi mondi, mondi che invece per esempio hanno avuto la lucidità e la visione di andare in Africa, andare in Sierra Leone, andare in Ruanda, andare in tantissimi paesi dell'Africa, vuol dire trovare intere realtà di cinesi che oggi gestiscono lì un grande business, però ancora una volta purtroppo perpetrato poi ai danni delle comunità locali. Per cui davvero questo sarà uno dei grossi problemi che la politica internazionale e le nuove generazioni si troveranno ad affrontare, ma con non facili soluzioni.